Ciao Cicile! Allora, eccomi tornata con, avete notato la location, vabbè anche il titolo giù, con la seconda parte del Curiosiamo nel mio armadio, quindi sono dentro il mio armadio. Per chi non l'avesse vista ancora, vi metto qui il link alla prima parte, così magari guardate la prima parte. E poi guardate anche questa per avere anche una visione d'insieme, insomma, per sapere di cosa stiamo parlando. Comunque, quindi questo è semplicemente perché me l'avete chiesto, perché io vi ho chiesto appunto se vi piaceva, se vi incuriosiva questo genere di video o se vi annoiava. E intanto mi avete detto che vi interessava, che vi piaceva la seconda parte, e quindi eccoci qua. Vedo che sono abbastanza bianca, ho le luci sparate perché è sera, quindi spero comunque che si veda bene. Partiamo subito. Ah, piccola premessa, prima di partire, per chi fosse interessato a questo genere di orecchino, quindi quello per intenderci con la doppia perla, cos'è il fake di... chi l'ha fatto? Dior, Chanel, Dior. Comunque così, se vi interessa chiedetemelo che vi faccio il tutorial, è semplicissimo, quindi per le ragazze che non lo trovano in giro questo orecchino, che non riescono a reperirlo, è facilissimo, potete farvelo da voi tutti i colori che volete e quindi insomma non ci vuole niente. Questa era la breve premessa, comunque vado subito. L'altra volta abbiamo visto il reparto degli abitini estivi, quindi quel reparto lì, quello degli abitini estivi, quelli sopra, quelli sotto. Oggi vi faccio vedere il reparto degli abiti lunghi, che l'altra volta non abbiamo visto, e il reparto di qua delle camicie, dei top. Quindi salto comunque la parte dei jeans e delle giacche invernali, perché credo che almeno in questo periodo dell'anno non ci sconfinferano più di tanto. Quindi vado subito con gli abiti lunghi. Allora, vabbè, questa gonna l'avete. Questa è una gonna, io l'ho messa piegata così, comunque una gonna lunga che avete visto nell'ultimo haul. Vi farò sicuramente un outfit, perché non si vedeva bene neanche nell'haul. Poi c'è questo abito lungo che ha la balza sul seno, quindi così, e poi è lungo 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 fino a giù, fino ai piedi. È un rosa cipria rosa carne, ovviamente con la luce sparata adesso sembrerà più chiaro, con queste macchie nere blu scure. Adesso è appeso in modo strano, comunque è con le bretelline sottili e si allaccia dietro, è carinissimo. Ovviamente gli abiti lunghi si vedranno poco, quindi capisco che si vedrà ben poco. Questo è uno dei miei preferiti, sia per il colore, perché ha tutte queste striature sul verde, arancio, ovviamente sempre lunghissimo. Che a me trovo che stiano molto bene quando sono abbronzata, magari non adesso. E questo è il dietro, cioè praticamente c'è tutta la schiena nuda e questo gioco di intrecci qui dietro. Bellissimo, lo comprai l'anno scorso, se non ricordo male, in un negozietto di cinesi. Abito è stranissimo, questo l'ho comprato da poco, non, ecco, l'ho saltato in una delle mie haul, ogni tanto manco qualcosa. È di Candida e costa 10,99 euro. Visto così non gli dareste una lira. Addosso è carinissimo, intanto perché ha queste manichette risvoltate che vanno a metà braccio e quindi sono carine. Poi tutto questo è grigio melange. E sembra lungo, semplicissimo, invece poi qui davanti ha questo taglio, per cui davanti è corto e dietro poi invece resta tutto lungo. Quindi è particolarissimo, è bello, soprattutto perché si accosta
al fisico, non stringe, però non è neanche largo. Quest'abito ci sono particolarmente affezionata. Questo è un abito vintage, era di mia madre, insomma è un abito che ha penso 35 anni. Sembra quasi Missoni, però la marca è, se si legge ancora, Baika, vabbè, non so. Comunque ha questa trama, è come in maglina, quindi ha come una trama e poi sotto, se vi riesco a far vedere, ha questi spacchetti. È carino perché si accosta al corpo, anche questo non stringe, poi se la mettete con una cintura lo potete accorciare oppure lo potete tenere giù, insomma, lo trovo carino. Questo io lo adoro. Come ve lo faccio vedere? Tolgo questo. Allora. Quest'abito è tutto in cotone, come un prendisole, fresco fresco d'estate. Sotto è meraviglioso perché ha questi fiori. È tutto bianco, quindi ovviamente è un po' trasparente, va messo con insomma una culotte, ma a me non piace l'effetto che comunque si veda poi la culotte. Io lo metto con una sottanina, quindi sembra che sotto ci sia una fodera minigonna e poi scende più trasparente. Dietro è carinissimo perché ha questo effetto Pizzo San Gallo, questo effetto quasi uncinetto. Carinissimo, bello, lo trovo grazioso, allo scollo a V. È bello sia per i colori sia per il modello, mi piace. Nel frattempo stacco, faccio tutto. Che vi faccio vedere. Gonna lunga di jeans, è tutta stropicciata perché l'ho lavata da poco, perché non la mettevo da un po' e quindi è della Fard. È una taglia 40 e ha questi strappi qui, ho le toppe, è carinissima. Ve la faccio vedere dietro. Questo è un altro vestito che vi farò vedere adesso. Dietro ha queste tasche così, quindi è molto attuale, nonostante questa gonna abbia una decina d'anni. È sempre attuale, sia come tipo di jeans, di denim, insomma, di lavaggio, sia per il fatto degli strappi che quest'anno tornano di nuovo, ma in realtà non se ne sono mai andati, e questo effetto qui delle tasche, quindi sempre super top. E poi c'è questo che ho comprato al mercatino l'anno scorso, sempre i miei affari al mercato, insomma. Praticamente ha lo scollo all'americana, vabbè adesso così non si vedrà un granché, poi ha il taglio sotto il seno e poi appunto il lungo. Mi faceva impazzire questo colore, è un blu petrolio con queste code di pavone, non so se si riescono a vedere, questo è un pavone, comunque ha questi dettagli fucsia. Io trovo molto molto particolare e poi un blu petrolio, un colore che mi manca, che non trovo quasi mai, mi piaceva. Andiamo a questa parte, se no questo video non finisce più. Allora, io spero mi possiate vedere. Sì, mi vedete? Sì, scusate, sistemo qua così mi vedo anch'io e vedo dove mi inquadro, se no non mi mostro. Allora, ho qualche taglierino. Non è il taglierino quello. Quanto sono scema. Questo è un completo in mistolino
È un rosa cipria, anche questo è piuttosto d'epoca, d'epoca mia, però d'epoca, nel senso che anche questo ha un 10-12 anni. Però come vedete il rosa cipria mi è sempre piaciuto e quando io riuscivo a trovare qualcosa in rosa cipria, insomma, me lo accaparravo. La particolarità è che ha gli short, cioè invece di avere la gonna, questo completino ha gli short, quindi vedete. Anche questi attualissimi perché appunto quest'anno e l'anno scorso era l'anno degli short, soprattutto quest'anno, quindi giacchetta e short rosa cipria tra l'altro, cioè vedete come tornano veramente, tornano sempre le mode. Altro taglierino, questo più bon ton, sempre rosa, maniche a tre quarti, anche questo ha qualche anno. E ha questa gonna a tubo longhette. Vedete? Quindi un modello intramontabile che si userà sempre. Molto carino dietro anche il dettaglio dei due bottoni. Sta luce sparata. Infatti non so se sembra bianco. Giuro è rosa. Non è proprio rosa cipria, questo è più rosa baby. Poi qui ho una serie di maglie, di top, questo ve l'ho fatto vedere in un haul, quello giallo limone, che secondo me anche qui sembra bianco, comunque giallo limone, col fiocchetto dietro. Purtroppo ancora il tempo non lo permette, si spera che ora, insomma, in questi giorni dovrebbe arrivare finalmente il caldo. Questo è uno di quelle maglie. Maglie top che ormai mi vedete in tutte le salse perché ormai le ho prese tutti i colori possibili e immaginabili. Questo è fuori posto, ecco, vedete? E non so se ve l'ho fatto vedere, ve l'ho fatto vedere con le margheritine. Sì, in un haul l'avete visto. È tutto rosa cipria con queste margheritone, più che margheritine. E in pizzo e questo ecco, questi video sono utili anche per mettere ordine nell'armadio, quindi io in vostra compagnia approfitto e metto un po' a posto quando vedo le cose sottosopra. Questo, come vi dicevo, era quel genere di top che ho comprato in mille colori. Sono impazzita! Questi top sono impazzita, ragazze, veramente. Cioè. Abbiate pietà di me. Questa casacca blucina che è come un kimono, l'effetto del kimono, vabbè adesso sono tutto intrecciato, non so perché. Ecco, io approfitto per mettere a posto possibilmente. Quindi effetto kimono con la cintura. È sempre questo azzurro blucina, ha dei riflessi oro, ha proprio qualche filino oro che non so se si vede in videocamera adesso. È molto carino, è un po' complicato da abbinare, nel senso che spesso per pigrizia di non stare lì a cercare l'abbinamento giusto lo accantono, ecco, quindi peccato. Questa l'avevo in un video dell'anno scorso, se non sbaglio. Anche questa è una maglia kimono carinissima, tutta ricamata. È una camicia di Zara. È una camicina di Zara che io ho comprato online e sono andata un po' a culo, c'era solo la XS, siccome mi ero innamorata perché questo effetto quasi giapponese, questa stoffa un po' barocca,
zucca, non so come dirvi, questo color carta da zucchero. Me ne sono così innamorata che non ci ho pensato un attimo a prendere la XS. E nonostante io non abbia un davanzale, insomma, particolarmente florido, la XS non mi entra benissimo. Quindi per chi fosse interessata, magari me lo dite giù nel box e ci mettiamo d'accordo, perché purtroppo a me non va, a malincuore a me non va. Questa è la maglia che l'altra volta avete visto sempre a kimono. A me piacciono d'estate queste maglie leggere, un po' trasparenti. L'avete vista l'altra volta perché era anche questa fuori posto, quindi l'ho messa a posto. Questa è una camicia carinissima, firmata Paris Hilton, a body, che ho acquistato da Only Megan, che ogni tanto fa degli svuoto l'armadio. Era interessante, aveva ancora il cartellino e mi piaceva, insomma, quindi l'ho acquistata. Ovviamente ancora non l'ho messa, quindi non vorrei che faccia la stessa fine nel mio armadio come nel suo, cioè di non metterla. Poi questo toppino color block, come vedete, cioè qui è color corallo, verde acqua e marrone, con questa taschina. L'anno scorso l'ho utilizzato parecchio, è carinissimo sugli short, per esempio, perché abbinate l'effetto largo morbido sopra, una cosa un po' più aderente, un po' più corta sotto, quindi carinissimo, con un pantalone bianco che va a riprendere un po' la striscetta che c'è qui, insomma. Carina, carina, carina. E poi qui ci sono le mie varie giacche. Questa è una di quelle, per esempio, un po' in stile marinara, è bianca e blu, tutta strisce, con il bottone oro. È carina, carina. Questa, ora che ci penso, posso già cominciare a metterla, visto che è leggerina, quindi comunque una giacca estiva, eh? Non parliamo di giacche, insomma, giacche pesanti. Anche questo è un abito vintage. Questo addirittura, allora, mia madre lo metteva quando aveva 20 anni, quindi insomma ha quasi 40 anni, ed è un abitino, vabbè, adesso è allacciato così, comunque è allacciato dietro il collo, ovviamente non così corto, sulle coppe ha questi ricami carinissimi. E poi è corto corto perché erano gli anni della minigonna, quindi ovviamente è corto, però il corto un po' scampanato che si usa tra l'altro quest'anno, quindi è tornato alla grande, quindi un po' a svasare. E questo mi sa che lo vado a riutilizzare quest'anno. Era una taglia 42, quindi anche mia madre, insomma, prendeva la 42, anche perché è una 42 risicata, devo dire, cioè una 42, perché lei aveva poco seno, quindi comunque una 42 risicatina, risicatina. E vabbè, poi qui ci sono i vari giubbotti di pelle, insomma, le cose un po' più invernali. Io spero che questo tour vi sia piaciuto come l'altro, e beh, un giorno magari vi faccio il tour del mio armadio, perché ho le gonne da un'altra parte, l'invernale da un'altra parte, quindi chissà. E questo è tutto, ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, piacizzatemi, mi raccomando. I pollici in giù si pagano, i pollici in su sono gratis, quindi mi raccomando. E così adesso mi riempono di pollici in giù. Ok, va bene, al prossimo video, bacio!